La lunga notte. Allora, Aurora Ruffino, tu sei una delle protagoniste e hai un ruolo mica da poco. Maria José del Belgio, la futura regina, esatto, l'ultima regina d'Italia. Quindi, sì, innanzitutto, come ti sei approcciata a questo personaggio? L'hai studiato? Cosa hai scoperto che magari ti ha sorpreso? Allora, sì, ho dovuto studiarlo perché non lo conoscevo. Cioè, nel senso, a scuola non è che proprio insegnano la storia di Maria José. Quindi è stato bellissimo scoprirlo, perché la storia di Maria José è una storia eccezionale. Lei è stata una donna incredibile ed è stata bella scoprirla. Pensate che lei veniva soprannominata l'unico uomo di Casa Savoia, perché è stata l'unica ad aver avuto la forza e il coraggio di provare a fare qualcosa proprio per il popolo italiano e per l'Italia, per tentare di far uscire l'Italia fuori dalla guerra, mentre invece intorno a lei era circondata da uomini che semplicemente eseguivano gli ordini e come soldatini, senza rendersi conto della situazione in cui si trovava il paese, mentre lei tentava in tutti i modi di cercare un modo per aiutare questo popolo. Ecco, questa serie in 6 puntate, 3 serate racconta, no, i momenti precedenti alla famosa notte e il Gran Consiglio che portò alla caduta di Mussolini. Però a chi potrebbe pensare che ci sia del revisionismo storico? Tu, che insomma la serie l'hai fatta, cosa dici? Perché ovviamente... No. Cioè, nel senso, questa è una serie che racconta quei giorni là. E lo fa raccontando le storie intime anche all'interno delle case stesse delle persone, ma è come guardare, non so, raccontare una qualsiasi altra epoca. Cioè, io ho fatto anche la serie dei Medici, si racconta la storia dei Medici. Cioè, è importante ritornare alla storia perché ci serve per capire chi siamo oggi, è importante volgere uno sguardo all'indietro perché ci serve per vedere gli errori che sono stati fatti e magari per essere anche ispirati da storie come quella di Maria José, che è stata una donna che ha avuto paura perché lei rischiava di morire tutti i giorni. I fascisti sapevano che lei comunque era contro il regime, che non stimava Mussolini, ma che nonostante ciò prevaleva su di lei il senso di responsabilità che era dovuto dal suo ruolo. Quindi sono storie che ci possono anche ispirare e possono raccontare di noi nei nostri giorni, adesso. E poi diciamolo che non è soltanto una serie storica, ma è quasi un autentico thriller per come è stato sviluppato, no? Quindi ci avrà anche se, beh, insomma, si sa già come va a finire, sì, però sì, c'è tutta una grande tensione per tutta la ma serie. Ma certo che c'è una grande tensione, perché viene raccontato il pre-momento, il pre-caduta, e quindi vengono raccontati gli stati d'animi di tutti questi personaggi che vivono in questo costante tensione, in questa costante situazione di pericolo, nella consapevolezza della morte imminente che potrebbe arrivare da un momento all'altro, i bombardamenti, e quindi è una situazione, viene raccontato il pre fatto, e quindi per quello c'è molta tensione. Senti, quindi a chi volessi consigliare questa serie, soprattutto ai giovani che magari conoscono meno questa storia, ma forse anche a molti adulti, no, non conoscono nei dettagli. Questa poi domando. È una storia, secondo me, per tutti, che serve proprio per fare quel salto nella storia, che è sempre utile per capirsi, no? Per capirsi adesso. Quindi è una storia che va bene per i giovani, per gli adulti, per tutti quanti, e spero che molti ci seguiranno e che anche a loro, come è successo a me, anche loro saranno ispirati da delle storie importanti, ad esempio come quella di Maria José. E speriamo, dai, allora dacci l'appuntamento. Allora, ci vediamo il 29 gennaio con la prima puntata di La Lunga Notte, per 3 serate, 29, 30 e 31 gennaio su Rai 1. Allora, grazie, e poi ti aspettiamo, grazie, per Blackout 2, ovviamente. Grazie, eh? Sì, sì. Ciao. Grazie, ciao.